Ok, oggi vogliamo fare una missione imbarazzante. Di solito li studiamo i posti che stiamo per visitare. Beh, ma quella non era una visita. Ci siamo trovati a Nîmes all'ora di cena e abbiamo deciso di fermarci. Quella volta lì avevamo una fame da lupi, ci interessava solo trovare un ristorante. E dopo mangiato abbiamo deciso di fare due passi, così, per digerire. Siamo passati di fianco a questo edificio enorme, bianchissimo, che spuntava come un fungo in mezzo al centro di una piazza. Sembrava appena costruito. E il nostro commento a caldo è stato: chissà cos'è quell'edificio neoclassico? Sarà qualcosa di napoleonico? Era la Maison Carré, uno dei templi romani meglio conservati al mondo. Quando l'abbiamo letto ci siamo vergognati come cani. Questa volta però andiamo a Nîmes dopo aver studiato, vero amore? Certo. La Maison Carrée, nome che significa letteralmente casa quadrata, è un tempio romano che è giunto a noi praticamente inalterato, anche perché grazie alla sua magnificenza è stato utilizzato nel tempo come sede amministrativa della città, a parte alcuni periodi in cui ha svolto altre funzioni. Come la stalla! Guarda che è una funzione importante anche quella! Certo che sì! Ma il fatto curioso è che nei secoli si era persa la conoscenza di che tempio fosse. Era lì da così tanto che nessuno lo sapeva più. Era un tempio, ok, ma dedicato a chi? Ma boh, non lo sapeva nessuno. Nel XVIII secolo però, uno studioso locale, Jean-François Séguier, cominciò a cercare la risposta a questa domanda. Scusa, ma quel tipo lì, Gianfranco, non era mica noto come botanico e astronomo? Che ci azzecca con l'archeologia? Al tempo, però, gli studiosi si occupavano un po' di tutto, non erano così fiscali. Dicevo, il Gianfranco si mise lì e cominciò a studiare i buchi. Amore! Detta così è l'inizio di un brutto film porno. Ma mica erano buchi del cu... buchi a caso. Erano buchi che si trovavano sul frontone della Maison Carrée, dove un tempo erano infisse le staffe che sostenevano le lettere di dedica del tempio. Ah, quei buchi! Osserva oggi e osserva domani, con la tipica pazienza di certe persone davanti alla pagina della Sfinge della settimana enigmistica, alla fine il Gianfranco risolse l'enigma. Il tempio era stato eretto in onore dei nipoti di Augusto, Gaio e Lucio Cesare. Almeno di quello adesso sappiamo qualcosa, perché invece il tempio di Diana mica era davvero dedicato a Diana. No, infatti. Pare che non fosse nemmeno un tempio in realtà. E quindi che cos'era? Boh. Non lo sappiamo, perché a metà del XVIII secolo hanno riutilizzato il vicino Ninfeo, che aveva ancora tutte le vasche romane, per costruirci un giardino simile antico con statue a tema. Ah, tipo Gardaland! Beh sì, forse per il tempo a loro sembrava qualcosa di simile. Comunque, molte cose si sono perse e così non sappiamo davvero cosa fosse questa costruzione. Scusa, ma tutta l'acqua per far funzionare ste fontane come c'è arrivata fin qui? Quello lo so. I romani avevano acquedotti incredibili. Infatti, appena fuori Nîmes, si può ancora vedere il Pont du Gard, che era parte dell'acquedotto che portava acqua in città. Il Pont du Gard è anche patrimonio dell'umanità, protetto dal... UNESCO! Sì, ok. Fin qui è tutto bello, ma adesso andiamo a vedere l'arena, perché quello è il vero pezzo forte della città, amore. Dai, andiamo. Almeno lì non ci sono misteri. Lo sappiamo a cosa serviva e sappiamo pure che poteva ospitare fino a 24.000 spettatori. La cosa bella è che la usano ancora per un sacco di spettacoli, anche se il più atteso e amato è sempre quello dell'uomo contro la bestia. Oh sì, è vero. In arena si tengono anche le corride. E poi, oggi come ai tempi dei romani, è in arena che nascono le leggende. Il torero leggendario di Nîmes e di tutta la Francia è stato Nimeno II, alla francese Nimen II. Al secolo si chiamava Christian Moncuquiol. Era amatissimo e tutti dicevano che era un vero artista del toreo. Peccato che la sua leggenda incontrò una tragica fine il 10 settembre del 1989 contro Panolero, un toro Miura che riuscì a sollevarlo e a lanciarlo via. Rimase paralizzato e non si riprese mai del tutto e alla fine, impossibilitato a tornare in arena, si tolse la vita. Amore, stai piangendo per caso? No, amore, il gatto. Mi è finito del pelo negli occhi. Comunque, Nimeno II era così amato che davanti all'arena è stata posta una sua statua in bronzo a grandezza naturale
con lui ritratto nel suo trai de luxe, nelle sue vesti da torero. Comprendiamo che a molti potrebbe non piacere la corrida, ma noi ci teniamo a dirvi che vederne una in un'arena romana è un'esperienza unica, perché vi darà l'idea esatta di come fosse anticamente assistere allo scontro tra un uomo e un animale. Il pubblico dell'arena sospira, sussulta, incita, ama e odia contemporaneamente, e può anche capitare che rimanga completamente ammagliato da un solo uomo, se questo è in grado di farlo emozionare. Adesso però, amore, chiudiamo con qualcosa di più leggero, come il coccodrillo. A Nîmes ci sono coccodrilli dappertutto. Nella piazza del mercato c'è un coccodrillo al centro di una fontana. Ci sono così tanti coccodrilli? Perché questa città anticamente era abitata dai legionari romani di ritorno dalle campagne d'Africa, che avevano assunto un coccodrillo incatenato a una palma come loro simbolo. Ed è ancora quello il simbolo della città di Nîmes. E per finire, ricordatevi che se qualcosa proviene da Nîmes, in francese si dice de Nîmes. Non è un caso che la stoffa usata nei jeans si chiami denim, perché infatti è in questa città che veniva fabbricata. Con questo viaggio e questo video crediamo di aver un pochino rimediato alla nostra brutta figura precedente. Ma come al solito, se vi è piaciuto il video, seguite il nostro canale YouTube, la pagina Facebook, il blog e Instagram. Ciao!